ottobre del 2023. Libero Palumbo, lo scorso 1 settembre 2023 ha rassegnato le dimissioni da assessore agli affari generali e personali del Comune di Manfredonia. Quali sono le, se si sono dette tante cose, quali sono le reali motivazioni alla base di questa scelta? Poi, considerando che da lì si è aperta la grande crisi amministrativa del Comune di Manfredonia, di questa tua amministrazione, e qualche giorno dopo c'è stato il ritiro delle deleghe da parte del sindaco all'assessore Giuseppe Basta, vice sindaco, assessore all'ambiente, e alla consigliera Liliana Rinaldi. Grazie e buonasera a tutti. Le incomprensioni con il sindaco e con il suo cerchio magico purtroppo è iniziato a fine gennaio 2023 e man mano si sono deteriorate. Il sindaco e le liste a lui collegate sempre di più volevano portare avanti un programma di governo senza condivisioni con le forze politiche e le liste civiche che lo hanno portato alla vittoria a dicembre 2021. E queste incomprensioni sono di una gravità inaudita, perché Giuseppe, penso ad esempio alla pubblica illuminazione, di cui noi non sappiamo assolutamente nulla, Assolutamente sì. assolutamente nulla. Le forze politiche non sanno nulla di che fine ha fatto il bando della pubblica illuminazione. L'ultimo episodio, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è praticamente la delibera, la famosa delibera di Borgo Mezzanone, dove praticamente nessuna condivisione con i partiti, con i movimenti. Sbaglia il sindaco a dire che c'è stata una riunione dei capigruppo, perché i capigruppo, Giuseppe, non è altro che un consigliere nominato da altri consiglieri per la gestione dei lavori del consiglio comunale, dell'assise comunale. Quindi, in quel contesto, per quella delibera dovevano essere convocati i partiti e i movimenti politici per discutere tra loro. Noi ci siamo ritrovati questa delibera presentata, tra l'altro, dal segretario generale e come se fosse una cosa sua e del sindaco. E a quel punto noi, molto imbarazzati, non abbiamo votato quel provvedimento e io poi mi sono dimesso. Diciamo che io ho fatto in tempo a dimettermi, perché si doveva dimettere anche gli assessori di Forza Italia che non hanno avuto il tempo e quindi Qui sopra diciamo una il questione di sindaco, tempo. sì, il vice sindaco è stato in malo modo tolto la delega, anche la consigliera Rinaldi su Facebook, una cosa che io Qualche giorno dopo, non ho mai dopo. visto una cosa del genere. Certo, beh, da queste dimissioni, a questa revoca delle deleghe, poi c'è stato il caso delle 13 dimissioni da parte dei consiglieri, il caso del notaio, prima del deposito al protocollo del comune. Due hanno fatto un passo indietro, qualcuno dei 13 firmatari ha cercato di fare, ha fatto pressioni affinché qualcuno ritirasse. Andiamo avanti, poi il sindaco ha presentato le dimissioni e le ha Le revocate. Ha ascoltato quello che ha detto il sindaco durante il Consiglio Comunale del 28 settembre. Soprattutto abbiamo visto che, al di là di parlare 12 eroi come consiglieri, coloro che gli consentono di stare, mantenere la maggioranza in piedi, l'accusa in maniera palese e pubblica, ha detto che le cose appunto vanno a gonfie vele. Ha fatto una verifica con consiglieri comunali e da questa verifica lei è l'unico che non andava bene, era proprio lei, perché l'accusano di invasione in altri settori, lei faceva pressione, invasione in altri settori dell'amministrazione, i gestori di presenza, il ritardo con il quale è stato consegnato il piano del fabbisogno del personale alla Cosfel, magari ci può anche dire cos'è la Cosfel, e soprattutto la questione dei servizi cimiteriali. Sì, mi viene da ridere perché da quando io sono stato nominato assessore, 2 dicembre 2021, io mi sono messo a disposizione di tutti, consiglieri e assessori. Infatti, Giuseppe, l'unico assessorato con diciamo, la porta sempre aperta era la mia. Chiunque è venuto per porre problemi, io mi sono messo a disposizione. In genere non sono venuti molti consiglieri comunali, qualcuno che è venuto io mi sono messo a disposizione. Non lo so, posso pensare tipo il consigliere Paglioni, c'è un problema alla Nona e io mi sono messo a disposizione, l'ho risolto. Il circo manca l'acqua, è venuto il consigliere Riganti, abbiamo chiamato le Sì, persone per la per grazie alla poter. sua Cioè io mi esperienza sono messo, andava. non solo, anche i colleghi assessori, perché? Perché il sindaco più volte pubblicamente aveva detto agli altri colleghi di fare riferimento, di collaborare strettamente sia con me che con l'assessore Salvemini, perché eravamo gli unici due assessori che avevano un passato amministrativo in quanto eravamo consiglieri comunali.
Quindi conoscevamo la macchina amministrativa, conoscevamo i dirigenti, sapevamo tutte le situazioni dell'amministrazione. Quindi sempre, sempre ha detto collaborate, Per lei è tant'è. stata una perdita la revoca di delega a Salvemini per questa amministrazione. L'assessore Salvemini ha, diciamo, lavorato a piene mani nella delega che lui ha avuto. Infatti io con lui mi sono sempre trovato, diciamo, in linea, anche perché lui, avendo l'esperienza da consigliere comunale, andava di suo, quindi in maniera autonoma. Erano gli altri colleghi che non sapevano neanche la differenza tra delibera e determina. Per esempio, un esempio, Grazia Penne, l'assessore ai servizi sociali, aveva bisogno di aiuto, perché lei stava con questa cosa per quanto riguarda il canile e gli animali in genere, i PUC, che era una sua competenza, io e il vice sindaco Giuseppe Bassa ci siamo messi e li abbiamo creati noi PUC, tant'è che io ho avuto due interrogazioni sui PUC, che sarebbe il reddito di Sì. cittadinanza. Abbiamo dato una mano alla collega, quindi io mi viene a ridere che io sono entrato per chiunque voleva essere aiutato, l'ho Più che aiutato. invasioni ha Ha consigliato e ha consigliato, sostenuto. no, ho proprio aiutato fattivamente, cioè ho collaborato con i E colleghi. per i Poi per gettoni i di gettoni di presenza. presenza, i gettoni di presenza. L'assessore al personale cosa c'entra con gli emolumenti, ossia i gettoni che i consiglieri comunali hanno ogni mese per la partecipazione alle commissioni o ai consigli comunali? Non c'entra assolutamente nulla, quella è sempre stata una prerogativa del segretario generale, del presidente del consiglio, del dirigente finanziario e ahimè, quella dice il sindaco, la poveretta dell'assessore al bilancio. Che c'entra l'assessore al personale con i soldi dei consiglieri comunali? Poi, per quanto riguarda la COSFEL, io dico questa cosa, Quindi ha spiego che cos'è la non ha COSFEL. consegnato in vabbè, poi ci dirà Io dico che mi è stato accusato che ho consegnato in in ritardo il ritardo. fabbisogno del Allora, personale. spiego. Innanzitutto che cos'è la COSFEL, perché la COSFEL non lo sa nessuno, non lo sapeva neanche il sindaco, gliel'ho spiegato io che cos'è la COSFEL. La COSFEL è un dipartimento nazionale che si trova al Ministero dell'Interno che regola diciamo, la quantità dei dipendenti del fabbisogno del personale, cioè i comuni che sono in piano di riequilibrio consegnano il fabbisogno del personale e loro dicono la quantità di persone che possono essere assunte, dopo aver espletato una griglia enorme di documenti. In verità, Giuseppe, noi abbiamo fatto due volte con la COSFEL. La prima volta ci è stato rifiutato perché? Perché la COSFEL ci ha detto: voi avete un personale, una dotazione organica non uniforme, perché c'erano di LSU, che erano persone che stavano in tutti i settori, portavano avanti diciamo, i settori dell'amministrazione. Abbiamo fatto il percorso della sede, io ho fatto, insieme al sindaco che mi ha aiutato, insieme alle forze politiche, la stabilizzazione, e poi abbiamo presentato nel 2023 il nuovo piano del fabbisogno del personale. E questa griglia, Giuseppe, di documenti che dovevano essere presentati, doveva finire con la delibera di giunta. Lo sai la delibera di giunta? Lo sai il ritardo dov'è? Perché questa delibera di giunta è stata bloccata da un dirigente, dal dirigente dei servizi sociali, che ha anche la funzione di vice segretario generale, perché a suo dire il settore suo dei servizi sociali lui voleva nel piano del fabbisogno altri 10 assistenti sociali, quando ci sono settori che stanno per chiudere. Io penso, che ne so, all'Annona, dove all'Annona ci sta solamente un capo servizio, un dipendente a 18 ore e un dipendente a 12 ore. Dove andiamo? Anche gli altri settori sono 3, 4, 5 Quindi questi unità. 10 sistemi sociali erano. Erano assolutamente, non potevano essere messi nel piano dei fabbisogni, e io ho dovuto urlare, e le mule, Giuseppe, si sentivano a San Salvatore, firmato, poi convinto il sindaco di questa cosa. Perché questo? Perché ci aspettava l'onorevole Gatta a Roma, perché ci ha portati lui alla COSFEL dal dottor Bonanno. Racconto questo episodio perché è anche divertente. Lascia i lavori l'onorevole Gatta, io vado a Roma perché sono stato autorizzato dal sindaco per poter andare a Roma, perché io ho avuto il rimborso spese per il viaggio, e l'onorevole lascia i lavori parlamentari, mi accompagna dal dottor Bonanno, mi aiuta fattivamente la città, la mia posizione, che il fabbisogno del personale andava accolto al 100%, chiama improvvisamente il ministro Tajani per dire: dove stai, che qui ci sono i lavori del Parlamento che devono andare avanti, e lascia
mi lascia lì col dottor Bonanno e io convinco il dottor Bonanno che Manfredonia aveva bisogno del 100%, perché la Cosfer, Giuseppe, non dà il 100% del fabbisogno richiesto, circa dal 50 al 70%. Io ho avuto che il 100%. Era necessario il 100%. Il 100%, perché senza il personale non si va da nessuna parte. Infine, per quanto la questione dei servizi cimiteriali, che se ne è parlato tantissimo. Se ne è parlato tantissimo. Maggio 2022, all'inizio del mese, vengono molti cittadini, perché i loculi, c'è penuria di loculi, vengono a urlare da noi. Il sindaco dice: questa delega prendila tu, a disposizione. Questo quando ha detto a maggio? Maggio, io sono stato nominato maggio 2022. Ho la delega ai servizi cimiteriali. Tieni presente che i servizi cimiteriali stanno in tre settori: servizi sociali, lavori pubblici e urbanistica, per quanto riguarda le costruzioni dei loculi, delle tombe. Allora io prendo, la prima cosa che faccio, un rendiconto, invito lui, il vice sindaco e il capo servizio al personale, nonché responsabile del procedimento dei, diciamo, dei servizi cimiteriali, ingegner Giuliani, andiamo al cimitero, andiamo a fare una, come dire, una vista per vedere quali sono le problematiche. La tomba A, che era un progetto del 2013 ancora sulla carta, i loculi stavano per finire, e poi ci è stato detto per quanto riguarda che nel 2010 è stata fatta una revisione, un nuovo regolamento dei servizi cimiteriali e l'uso, Giuseppe, dei loculi. Dopo 30 anni tu non compri la tomba, tu compri l'uso. Certo. Dopo 30 anni l'uso va rinnovato. E quindi noi avevamo pieno il deposito per quanto riguarda l'ossario. E quindi cosa è successo? È successo questo, che io poi ho detto: sindaco, noi dobbiamo fare un'azione e quindi dobbiamo istituire assolutamente delle opere cirenarie. Io l'ho detto più volte, perché era brutto dire il forno crematorio. Opere cirenarie, praticamente le ossa vengono bruciate e vengono contenute in un'urna. E io ho un video pubblico, certo, dove dice che dobbiamo fare opere cirenarie. In più, ingegner Giuliani ci aveva spiegato che non si poteva fare all'interno. Lui ha detto che non sapeva nulla. Invece non solo sapeva questa cosa, perché l'ingegnere ha detto che all'interno del cimitero non si possono fare opere cirenarie, in quanto bruciare le ossa è altamente inquinante. Quindi noi dovevamo fare all'esterno. Dovevamo praticamente fare all'esterno. E lui stesso in quel momento ha detto: facciamo il PPU, un progetto pubblico-privato. Io non sapevo neanche cosa fosse, perché io faccio un altro lavoro. Ma va bene, l'importante è risolvere i problemi, perché il 2030 arriva, quindi se tu hai un loculo di un genitore, c'hai fratelli, sorelle, e devi rinnovare, non hai soldi e quant'altro, cosa fai con le ossa? E allora dobbiamo provare, perché siamo nel 2023, certo, mancano 7 anni. Come fai di migliaia e migliaia di loculi che probabilmente non verranno rinnovati? Quindi cosa è successo dopo? Quindi praticamente questa cosa qui è il fatto... Questa cosa ho detto, vabbè, poi si presentano i progetti che ci piacciono, li portiamo avanti. Mentre per quanto riguarda la tomba, io ho dato gli indirizzi politici per quanto riguarda la gestione, e poi a un certo punto il sindaco, che l'ha detto anche pubblicamente, ha bloccato l'indirizzo del MIPA, purtroppo, piuttosto che della CUC, ma è un indirizzo prettamente amministrativo, io non c'entro nulla. Certo. Noi, Giuseppe, siamo amministratori, diamo indirizzi politici, certo, non diamo, non facciamo noi materialmente gli atti, certo, le azioni spettano ai dirigenti. Assolutamente. Allora, ha fatto questo quadro di quello che è successo. Cosa ne pensa delle parole di Michelangelo Basta, che è il padre di Giuseppe Basta, fa parte di Forza Italia? È stato durissimo, diciamo, dopo, quando il sindaco ha revocato le dimissioni, se non sbaglio, quasi contestualmente. Ha detto: ho visto soggetti in questi mesi a cui non farei amministrare neanche un condominio, rotici, ostaggio di nani e ballerine, e soprattutto assessori che sfilano per i corridoi senza mai sentirli parlare di problemi e come risolverli, aprire bocca solo per parlare male di qualcuno, e anche che facevano molta, diciamo, cercavano di aggraziarsi simpatia del sindaco e della compagna. Lì di questa riflessione di Basta, cosa ne pensi? Dato che l'ha detta dopo la revoca delle deleghe al figlio. Diciamo che io condivido parte del ragionamento. Perché sia io che Giuseppe, che aveva la delega da vice sindaco, noi stavamo tutti i giorni al comune per poter lavorare. Infatti io ho, per una questione, la mia scuola politica a cui appartengo, io, Giuseppe, mi sono
Sono stato in astensione dal lavoro. Giuseppe ha lasciato lo studio da avvocato. Noi stavamo tutti i giorni lì e vedevamo veramente cose dove noi andavamo ad aiutare veramente le problematiche del paese. Quindi questa. E invece adesso andando al futuro, insomma, De Rotti ci ha parlato di 12 consiglieri eroi, in questo periodo, vabbè, ci sono state le scuse di Gatta invece che ha detto abbiamo sbagliato, Forza Italia molto spesso colpisce Rotti, con questa situazione abbastanza, diciamo, sottile fra maggioranza e opposizione, potrà durare, se lo, ce lo chiediamo e se lo chiedono un po' tutti da un paio di mesi, potrà durare questa Lo amministrazione? chiedono, lo chiedono tutti, lo chiedono questa cosa. Allora, io faccio una riflessione. Un comune in piano di riequilibrio finanziario. Il personale che non c'è in quasi tutti i settori, anzi, in tutti i settori tranne Non c'è il personale uno. Non c'è il adeguato. personale, no, non c'è il personale qua, non c'è proprio il Non c'è il personale. personale. Giuseppe, i lavori pubblici, l'ingegnere di turno, fa tutto lui. C'ha quattro persone. Possibile che i lavori pubblici, una città grande, con Borgo Mezzanone, con la frazione San Salvatore, può esserci un dirigente e quattro dipendenti, di cui uno se ne va in pensione a dicembre. Possono fare i lavori pubblici in queste condizioni? Penso proprio di no. Ho parlato prima dell'annona, posso parlare di tutti i settori, perché io ho studiato e conosco la materia. E quindi non c'è Quindi non personale. c'è personale. Il piano di riequilibrio. Famiglie in maniera socioassistenziale che hanno bisogno di aiuto. 12 consiglieri comunali. Ricordo vagamente i tempi passati Infatti, con una volta. 12, 12 consiglieri, 12 consiglieri, consiglieri comunali votano i provvedimenti e all'epoca molti consiglieri avevano i mal di pancia perché si assume la responsabilità di Parliamo quello che dell'era fa. Riccardi, secondo Io mandato ho Riccardi. fatto il consigliere comunale, quindi conosco quel periodo lì. Quindi dico io, non è possibile andare avanti nella gestione di una quindicina di persone. Penso proprio di Che non no. riuscirà, da qui a Natale non si arriverà, secondo lui. Penso di no. E invece sul suo futuro politico, di città protagonista e sul suo futuro. Adesso non sappiamo se durerà, ipoteticamente dovremo tornare a votare nel 2026, ipoteticamente. Questo, vedremo se sarà prima. Se E l'amministrazione cade, dovrebbe andare giugno 2024, ovviamente in concomitanza in con concomitanza con le le europee. europee. E quindi il suo futuro quale sarà? Allora, Giuseppe. Io sono stato eletto in città protagonista, un movimento civico nato nel 2017, fatta da giovani, uomini e donne che si mettono a disposizione della città. Noi abbiamo aperto ad aprile 2017 e quindi abbiamo fatto tante battaglie. Io penso, per esempio, alla battaglia della gestione dei tributi. Noi pensavamo che la gestione dei tributi doveva essere internalizzata. E quindi oggi con la commissione straordinaria abbiamo trovato la gestione dei tributi internalizzata e tutti i dipendenti sono stati praticamente assorbiti con la clausola sociale. Quindi è una battaglia che noi abbiamo vinto in passato. Abbiamo fatto la battaglia per la stabilizzazione. Io ho fatto la battaglia della stabilizzazione. Ho convinto io il sindaco e le forze politiche a stabilizzare quegli LSU che per più di 20 anni stavano non con un progetto di collaborazione, ma stavano dietro la scrivania a fare le pratiche, a servire i cittadini, cosa che non era possibile. E io ho sempre detto che gli LSU non potevano essere persone di serie A e persone di serie B, che tutti dovevano essere dipendenti con gli stessi oneri e gli stessi onori. Ecco perché la battaglia che io ho fatto, Giuseppe, è stata anche se fosse una sola persona. Ne sono di più di persone che lavorano. Quindi questa battaglia, città protagonista, da me rappresentata, l'ha portata avanti e l'ha vinta. Però sicuramente andrebbe a sostenere un altro candidato sindaco, oppure non so se farà, Noi se non lo sarà sappiamo, lei a candidarsi a noi non sindaco. lo so, non lo so, però ti dico una cosa, Sicuramente non Giuseppe, Rotice. assolutamente no, mi dispiace, ma all'inizio io ho creduto nel sindaco Rodice perché, ripeto, ci ha dato spazio, ci ha fatto lavorare, poi improvvisamente è successo quello che tutti quanti sappiamo. Giuseppe, un'ultima cosa voglio Sì. dire: l'impegno nel comune è sacrificio. Io sono andato lì, sono diventato assessore, mi sono messo in aspettativa, ho tolto tempo al mio lavoro, alla mia famiglia, a colei cui voglio bene per il comune di Mavredò. Le cose bisogna studiare. Mentre altri avevano la carica e andavano a lavorare, io ho lasciato tutto per il comune perché bisogna avere sacrificio. Non è che là si va a prendere il cucù,
Lì c'è il bisogna studiare e bisogna mettersi a disposizione della città. D'accordo, grazie, grazie Libero Grazie a Palumbo. voi. Abbiamo detto già assessore comunale, anche consigliere comunale, già assessore comunale di Manfredonia. Buonasera, sono di Stato Quotidiano. Buonasera a tutti.